Si è tenuto a Collegio Raffaello di Urbino l'incontro del Movimento Urbino Città Ideale. Tanti i temi trattati, tra cui lo sviluppo economico-turistico, i collegamenti stradali Marche-Umbria-Toscana, ma anche la Fano-Grosseto, la riapertura della SS 73 bis di Bocca Trabaria e le infrastrutture digitali come la banda ultralarga. A partecipare Andrea Biancani, presidente della Commissione Regione Marche di Ambiente, Territorio, Infrastrutture e Viabilità, il segretario provinciale della CNA Moreno Bordoni e Lino Michelli, coordinatore del movimento Urbino Città Ideale. Un'iniziativa molto importante questa sera con all'ordine del giorno un argomento che per la CNA di Pesaro Urbino, ma tutto il gruppo di associazioni della nostra provincia, il famoso G10 che da tempo ormai si raccorda nei temi fondamentali cari alla nostra provincia, le infrastrutture sono davvero il tema centrale. Questa sera abbiamo in questa interessantissima riunione parlato con il consigliere regionale Andrea Biancani dello stato dell'arte del Fano Grosseto, della situazione di Bocca Trabaria, della banda larga e di altre situazioni limitrofe per quello che riguarda le strade ora ritornate all'ANAS. Devo dire che come associazioni di categoria siamo davvero ancora molto preoccupati perché si parla di mesi, anni e quando nel mondo dell'economia globale così veloce, così immediato, dobbiamo pensare di essere ancora in attesa per diversi mesi o anni di infrastrutture che sono necessarie da subito per ottimizzare e rendere competitive le nostre imprese, sono davvero momenti di preoccupazione per i nostri imprenditori. Per quanto riguarda la banda ultralarga, le notizie sono molto positive. Come Regione Marche abbiamo investito circa 105 milioni di euro, di cui oltre 25 milioni di euro saranno investiti direttamente nel territorio della provincia di Pesaro Urbino. Attualmente sono 19 i comuni dove sono iniziati i lavori e quindi veramente stiamo accelerando e vorremmo fare in modo che entro il 2020 tutti i territori della nostra provincia siano coperti dalla banda ultralarga. E dall'altra parte sulla Fano Grosseto la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici proprio sul progetto che prevede l'apertura della guinza. E speriamo che questo incontro sia positivo. Dall'altra parte, proprio i primi di novembre, insieme al Presidente Ceriscioli, abbiamo chiesto un incontro al Ministro Toninelli, quindi all'attuale Ministro delle Infrastrutture, per capire, fare il punto anche con il Ministero e capire a che punto siamo e quelle che sono le intenzioni dell'attuale Governo. Scusa. Dall'altra parte, per quanto riguarda le strade ex-ANAS, lì abbiamo fatto un lavorone come Regione, siamo riusciti a riportare circa 190 km di strade di competenza provinciale direttamente allo Stato. Questo è un risultato veramente importante perché ha visto solo per il 2018 fare investimenti per oltre 10 milioni di euro. Abbiamo concluso un incontro sulle infrastrutture per quanto riguarda la riapertura della strada statale 73 bis, la Fano Grosseto e le infrastrutture che riguarda la banda larga, ultralarga, del tutto il territorio oltre che della città. I relatori, Moreno Bordone, segretario provinciale della CNA, e il presidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Viabilità, Andrea Biancani, sono stati straordinari. Hanno parlato dello stato dell'arte di tutte le questioni con precisione e direi con verità assoluta. Quindi noi abbiamo concluso anche con il nostro appello politico perché questa città e questo territorio, a cominciare dalle cose serie, dalle cose concrete, deve trovare la strada maestra per lo sviluppo.